Amici di Punto Verde, guardate che nuovo all'azienda agricola Campo Alto di Reggio Emilia. Parleremo di frutta e di verdura, agricola speciale condotta da una zia con il suo nipote. Avremo modo di conoscerli e di vederne come sempre delle belle. Guardate che meraviglia, queste prugne sono di un colore fantastico. Intanto però vediamo dove si trova Nicoletta Tosato. Amici di Punto Verde, benvenuti a una nuova puntata. Guardato in Val Sabbia e oggi ci occuperemo di formaggi di montagna. Siamo venuti a conoscere questa famiglia che ha deciso di realizzare il suo sogno e di allevare capre. Che dell'otto pochissimo iniziamo la nostra, come sempre, andiamo a vedere il nostro proverbio e la nostra sigla. Intanto io mi avvio, questa dietro di noi è la Malga Pof, l'azienda agricola Malga Pof. Dal Museo della Civiltà Contadina, il Cambonino Vecchio di Cremona, il proverbio della settimana. El vein tut in den butta, el salam tut in den budello, cioè il vino tutto in la pasta del salame, tutta in un budello, perché di solito nella botte grande e nel budello grosso, quello da tre fette, il prodotto sarà migliore. Reggio Emilia, azienda agricola Campo Alto, ve l'ho detto, parleremo di frutta e di ortaggi. In questo momento mi trovo circondato da splendidi filari di pesche e prugne, se non sbaglio, ma so che mi sta aspettando la signora Maura e quindi corro e vado incontro a lei. You make me wanna say I do. Viaggio in compagnia della signora Maura Bondavalli. Lei assieme al nipote, diciamo, porta avanti la baracca qui al Campo Alto, Campo giusto? Alto, sì. C'è un motivo per cui si chiama così questa azienda agricola? Perché una volta, tantissimi anni fa, quando mio padre e i miei nonni, allora non esistevano le vie. Ok. I nomi delle vie. E questa zona era conosciuta perché in dialetto si chiama Campelt. Okay. Io l'ho solo italianizzata. Certo, giusto, Campo Alto. Allora, vogliamo appunto fare un po' una panoramica in Campo Alto. Noi principalmente produciamo e vendiamo frutta e verdura, anche se inizialmente questa azienda è sempre stata un'azienda evocata alla produzione del parmigiano reggiano, visto che il Torri emiliano. Certo. Poi mio padre è andato in pensione e sono subentrata io. E abbiamo trasformato un po' l'azienda. Okay. Fino a 2 anni fa conducevo l'azienda io e mi davo una mano mia madre. Poi dall'anno scorso è subentrato mio nipote, anche lui volendo partecipare all'attività di famiglia, e abbiamo iniziato questa esperienza. Abbiamo allargato l'orto, il cerchio delle vacche un po' alla volta, abbiamo aumentato il frutteto qualche anno fa, prima era molto più piccolo. E... siete attivi tutto l'anno? No, viviamo in pieno campo, non avendo le serre. Produciamo, la nostra attività comincia a febbraio-marzo verso la fine di novembre. Perfetto. Poi 3 o 4 mesi invernali dopo si segue, diciamo, la natura. La natura, esatto. Noi seguiamo, esatto, la stagionalità della natura. Esatto, infatti questa è una cosa molto... qui si trova appunto che c'è questa... vendiamo le verdure insieme ai clienti. Oh, che meraviglia, quindi vengono loro a scegliere. Esatto, raccogliamo direttamente, viene raccolta al mattino presto per allestire la vendita. Perfetto. Da noi. Passiamo un po' in rassegna
so che ci sono tantissimi appunto ortaggi e frutti, sì, che si possono trovare qui, tanti. Ma diciamo quali sono un po' i più caratteristici, ce li racconti? I più caratteristici sono sicuramente in questo periodo i pomodori, okay, le insalate, i fagiolini, piuttosto che le melanzane. Tavolate piene di cipolle. Di cipolle, esatto, quelle, vari tipi di cipolle e aglio, che quelli piantiamo in primavera, abbiamo finito da raccogliere da poco tempo e ce le portiamo fino a fine stagione, anche in inverno. Intanto ringraziamo la signora Maura, io voglio scoprire un sacco di curiosità, ma intanto Nicoletta, veniamo da te. Sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. Amici di Punto Verde, inizia il nostro viaggio qui alla Malga Pof. Sono in compagnia di Carla Tiziana. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, benvenuta allora, a Malga Pof. Ecco, è un posto meraviglioso, silenziosissimo, in mezzo alla natura. E so che per voi è stata una scelta di vita questa. Sì, infatti è stata una scelta di vita quasi 5 anni fa, però diciamo che era il classico sogno inesaurirlo. I figli sono diventati grandi, hanno preso la loro strada e noi ci siamo ritrovati a di nuovo spolverare questo sogno che arrivava puntuale, ogni tanto arrivava a farsi sentire. Quindi abbiamo cominciato a girovagare per cercare il nostro intento. Quando siamo arrivati qui il posto ci è piaciuto ed è cominciata l'avventura, insomma. Siamo ancora qui e speriamo di rimanerci per un bel po', perché se è vero che c'è il paradiso, deve assomigliare a questo posto. Mi sembra proprio di sì. Allora Tiziana, cosa fate qui alla Malga Pof? Noi alleviamo capre, facciamo il formaggio e ce lo mangiamo anche. Sì, diciamo che facciamo dalla A alla Z, proprio perché il nostro progetto è questo, è di animali in mezzo alla natura, cercando di dare a loro l'alimento più naturale possibile e quindi avere un latte di qualità che produca formaggi di qualità. Tra l'altro so che voi ne fate davvero di diversi tipi di formaggi. Sì, effettivamente sì, dai freschi agli stagionati, compresi erborinati, tipo taleggio, ce ne sono un po' di tipi. E poi li assaggeremo sicuramente. Carlo, che cosa vuol dire avere un'azienda insomma in un luogo così, così bello e insomma importante? Vuol dire nulla. Però anche l'impegno sicuramente molto molto più alto. Infatti noi usiamo, qui non ci sono macchine agricole, non ci sono trattori, qui si taglia l'erba, poi con i rastrelli a mano si rastrella e poi si porta in cascina. Probabilmente è più faticoso, le ore di lavoro non si contano e anche i costi sono molto più elevati. Qui orzo, cereali che usano le capre, costa di più, perché la strada per arrivare qui è notevole, ci passano solo mezzi piccoli, non possiamo far arrivare dei camion e così. Anche perché poi siamo a 1000 metri di altezza, quindi poi d'inverno com'è qua la tempo, insomma, ci sono gli inverni più clementi e quelli un po' meno, e quindi si cerca di affrontare di volta in volta. Quindi insomma, quando c'è la neve comunque riuscite a portare avanti ovviamente tutta l'attività lo stesso? Sì, 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 certo, bisogna. Diciamo che se c'è neve un po' copiosa ci aiutano anche i vicini che vengono magari con la pala, ci aiutano a pulire la strada. Per quello insomma non siamo lasciati solo a noi stessi, se abbiamo bisogno di chiedere una mano ce la danno. Certo che l'impegno anche con le capre, la stalla, l'acqua che si gela, insomma. È tutto pica, c'è una grande soddisfazione sempre. Ora, tra pochissimo entreremo nel dettaglio dell'allevamento delle capre, della produzione del formaggio e quindi ci vediamo tra pochissimo. E allora rieccoci qui, sempre da Reggio Emilia, sempre con Emilia, sì. Questo è qui il comune. Siamo, sì, una piccola frazione, si chiama San Maurizio di Reggio Emilia. Ok, perfetto, quindi mi diceva che siamo anche a pochi chilometri, sì, dal centro. Sì, 6 chilometri dal centro di Reggio Emilia. Ma pensa, siamo così vicini alla città eppure riusciamo a appunto trovare una realtà così agricola appunto vicini al centro di Reggio Emilia. Non abbiamo detto una particolarità molto importante prima, e cioè che voi siete biologici. Sì.
Come mai questa scelta e che cosa, diciamo, comporta nel quotidiano? Diciamo, è stato dal mercato, perché in questa zona, nel giro di pochi chilometri, siamo in sei e solo uno è biologico. Ok. E allora, per differenziarci un po' e per offrire un prodotto, secondo noi, migliore, abbiamo fatto questa scelta. Perfetto. Appunto, cosa comporta nel quotidiano questa scelta? Nel senso che prima mi diceva, devo raccogliere le erbacce. Certo, noi non usando a mano, manualmente. Perfetto, e questa cosa però viene apprezzata, immagino, anche nel pubblico. Sì, è molto, molto, perché le persone sanno che comunque non vengono usati. Certo, ovviamente questo è un po' che fa la differenza qui al Campo Alto di Reggio Emilia. Di orto, che cosa abbiamo? Vedo dei pomodorini. Posso girarmi? Ma certo che può girarsi. Così vengono, noi chiamiamo quelli pomodori. Okay, adesso torniamo magari di qua. Da insalata, okay. Da mensa. Sì. E abbiamo diverse varietà. Ok. Dai pomodorini, anche i pomodori a grappolo. Certo, ma più o meno, diciamo, la cura di cui hanno bisogno. La cura è uguale, insomma. Se si ammalano tutti insieme, e se va... Il periodo, eccetera, no, più o meno... No, è uguale, non cambia niente. Sì, cambia giustamente il periodo di maturazione, di raccolta, però momenti di raccolta e di maturazione diverse, però... Diciamo così, la cura della pianta è uguale, certo. Non cambia niente. Questa zona abbiamo ripiantato i prodotti tipicamente autunnali. Ok, quindi ci stiamo preparando. Abbiamo piantato a metà di agosto e inizieremo la raccolta verso fine settembre. Quindi che prodotti sono? Sono finocchi, abbiamo piantato i nuovi zucchini borlotti. Qui abbiamo le bietole colorate, dietro ci sono i broccoli precoci e poi nell'altra parte dell'orto abbiamo altri broccoli, cavolfiori, le verze, piuttosto che i cappucci, tutte le cose prettamente autunnali. Lei ci ha detto prima che questa azienda agricola, appunto, negli ultimi anni ha cambiato il suo, diciamo, settore, ma lei come ha fatto ad imparare? C'era sempre stata, diciamo, nel che io campo sono stata ortaggi? Io, mia madre, mia nonna, i miei, io l'orto l'ho sempre visto fare da quando ho iniziato a camminare. Ho fatto alcuni corsi, però sono molto autodidatta anche. Vabbè, come ho sempre. Ho imparato di migliorarmi nel corso degli anni. Diciamo che spesso in questo settore, anche quello del... Capisci gli errori e cerchi di non farli più. Perfetto. Ringraziamo Maura e noi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Amici di Punto Verde, bentornati. Quella che avete visto in quadro è la mascotte dell'allevamento, in quanto è nata tardi, è nata a marzo di quest'anno, e quando le altre caprette invece erano nate a gennaio, e perciò vive con noi, ci segue, perché essendo piccola passa attraverso le sbarre. E quella è la più coccolata, un po' più la coccolata. Allora, qui abbiamo 40 capi di capre, giusto? Sì, sono capre camosciate delle Alpi, una razza che si presta particolarmente all'allevamento in montagna, che perché pur avendo un latte molto, molto buono, ideale per la caseificazione, è anche una capra abbastanza rustica. Tipo di allevamento che facciamo noi, perché la stalla, come vedi, le porte sono aperte e si trova in un perimetro di un ettaro completamente tutto recintato, e le capre possono andare e venire come vogliono. Praticamente loro usano la stalla come ricovero, dopodiché quando vogliono uscire per andare al pascolo escono e vanno. Sono libere. Sì, sono libere all'interno di questo ettaro recintato, perché libre non si può lasciarle, in quanto la capra è veramente molto dispettosa. Se è libera va nei giardini dei vicini e fa disastri. Certo. E siccome non vogliamo problemi di sorta con i vicini, è una questione di sicurezza. Un gambare, diciamo, ecco. Senti Carlo, loro, come dicevamo, hanno a disposizione un tipo di alimentazione sana e naturale, che sono foraggi di montagna. Infatti noi apparteniamo proprio, facciamo parte di una filiera che si chiama prodotto di montagna, infatti sui nostri formaggi c'è l'etichetta prodotto di montagna, che ci obbliga a usare i foraggi prodotti in montagna. Il latte deve essere
prodotto qui nelle in montagna, nella nostra azienda, e lavorato nel nostro casello. Oltre a queste regole ci sono regole molto importanti che riguardano il benessere animale, tot di metri quadrati per capo, devono avere libero accesso al pascolo, e è il tipo di allevamento che volevamo fare noi, insomma. Come viene gestita la quotidianità all'interno della stalla? La quotidianità all'interno della stalla prevede una sveglia molto, molto mungitura, si governano gli animali, la pulizia delle lettiere, gli animali, dopo di sono le 4:30. E diciamo, quello che è importante, le nostre capre hanno una media, una produzione che si aggira sui 3 anni nelle stalle intensive della pianura. Però il latte, la differenza c'è, insomma, la differenza c'è, anche come titoli di grasso, di proteine, come caseina, insomma, e come soprattutto alla fine, come il... Deve essere lavorato subito dopo la mungitura? Lavoriamo, sì, dopo la mungitura della sera va in frigorifero il latte e si lavora al mattino insieme a quella del mattino, perché non è che possiamo lavorare il latte di notte, insomma, di notte abbiamo bisogno anche noi di riposare qualche ora. E poi è un lavoro, quello degli animali, ovviamente, che non si ferma mai. No, non si ferma mai, tutto l'anno. Anche a Natale noi siamo in stalla, ma va bene così, non ci sono problemi. L'importante, anche perché il contatto con gli animali è molto rilassante, sei stanco ma non sei stressato. Vabbè, quello è, ritorniamo al cambio di vita, alla scelta di vita. Fatta una bella dormita e sei di nuovo, carichi le batterie e riparti. Grazie Carlo, qui ci hanno fatto davvero compagnia tutte con grande affetto, e quindi anche la Linetta è rimasta qui tranquilla e non se n'è andata, si vede che si sente al sicuro. Allora, diamo la linea a Giovanni e poi andiamo a vedere allora il caseificio. Cosa ne dite? E allora eccoci qui, sempre dall'azienda agricola Campo Alto di Reggio Emilia, in compagnia di Nicolò Giacobazzi. Tu sei il nipote della signora Mauer, figlio della sorella. Come mai hai deciso di dedicarti a questa realtà? Beh, diciamo che io ero già nel settore, che ho lavorato qualche anno in una cetaia qua vicino. Ok. Però ho deciso di voler cambiare settore, appunto, per provare a fare qualcosa con la mia vita. Okay. Quindi, diciamo, avevi questa opportunità che ti sì. Sei presentata e hai deciso di coglierla. Tu di che cosa ti occupi qui? Io qui diciamo che mi occupo intanto di imparare, poiché essendo nuovo nel settore... Quanti anni hai? Io adesso ne ho 25. Ah beh, sei giovane. Proprio il mestiere. Okay. Però, oltre a questo, cerco di apportare anche un po' di innovazione, portare pubblicità tramite social network e anche, diciamo, tutte le innovazioni che ne possono conseguire. E vedi, questa è una cosa bellissima, e mi rivolgo anche a voi che ci guardate da casa. Avete delle bellissime aziende agricole, ma non le pubblicizzate, per cui qui che conosce i social network, che conosce Facebook, conosce Instagram, eccetera, perché alla fine si va avanti anche così, giusto? Quindi cosa fai? Fotografo? In alternativa comunque comunico a con anche ristoranti e appunto enti della zona che gestiscono appunto compravendita di frutta e verdura, cercando di ampliare. Senti, io sono curioso di sapere, qui siamo davanti a una distesa di cipolle, alcune sono qui perché stanno seccando. Queste si stanno seccando per la stagione invernale, poiché queste vengono raccolte nei mesi di giugno e luglio. Okay. E mantenute in questo stato possono durare fino anche a dicembre, alcune anche a gennaio. Fantastico. Quindi abbiamo diverse qualità. Sì. Questa qui che si vede sul primo tavolo rosa si chiama appunto la rosa di Napoli. Ma fantastica, no, quasi un melone. La rosa di Napoli, non l'avevo mai sentita. Una qualità molto dolce e delicata. Esatto. Come cipolla. Si sente un profumo di cipolla che non avete idea. Poi che cosa abbiamo? Quelle sono un po' più le classiche, no? Quelle sono un po' più classiche, sono infatti le cipolle dorate, le classiche cipolle che si usano per i soffritti oppure per i sughi. Quella è la cipolla più duratura. Perfetto. Ed è anche quella che va di più, immagino. È una che va spesso, però appunto è solo principale sughi. Ah, poiché okay. Cruda è molto pesante per la digestione. Ma questa, sbaglio, mi ricorda un po' la tropea. Esatto, okay. Questa è molto simile alla tropea. Abbiamo anche questa. Ok, che è un po' più scura, anche quella una qualità molto buona da mangiare cruda, ma si può chiaramente fare anche cotta alla griglia. Certo. E va bene in un sacco di salse. E come la Napoli proprio, è una cipolla che
ha una durata molto ampia se comunque viene lasciata essiccare in questo modo. Ah, ok, ho capito, quindi diciamo garanzia di durata maggiore. C'è una curiosità, forse gli telespettatori più attenti si saranno resi conto che siamo nello stesso posto in cui eravamo qualche settimana fa, perché voi avete messo a disposizione il vostro spazio. Certo. Che collaborano con noi nella verdura per fornirgli comunque una provvigione di cibo, esatto. E oltretutto diciamo che con appunto il prodotto che loro tame d'asino, noi coltiviamo i nostri campi. Quindi fantastico. Facciamo un'azienda a ciclo chiuso. Fantastico, quindi c'è anche questa curiosità. Io ovviamente quando ero venuto l'altra volta ho allungato l'occhio, ho detto devo venire a trovare anche voi. E quindi sono qui per questo. Grazie, e noi Nicoletta veniamo da te. Eccoci nella nostra Malga Pof, nella puntata di oggi ci stiamo occupando di allevamento di capre, di anche Alessandro che è il figlio di Tiziana e Carlo. Allora, esatto, qui viene lavorato e in base a ordini la sera prima che cosa mettere in pentola, come si suol dire. Ecco, Alessandro, ci sono appunto, come diceva tua mamma, sia come funziona? Ogni ricetta, ogni formaggio ha la sua ricetta, ha le sue temperature, le sue tempistiche di coagulazione e anche per quanto riguarda grammature di sale e periodi di stagionatura, sono tutti completamente diversi. Ecco, poi ovviamente per quelli stagionati ci sono ovviamente dei tempi poi diversi. Sì, un minimo di 2 mesi fino all'anno, facciamo forme grosse da 4,5 kg, 5 kg. All'inizio quando sono freschi pesano anche con lo scorrere del tempo, diminuiscono di peso. Ecco, quando avete iniziato da che formaggio siete partiti? C'è Crescenze e delle formagelle e un formaggio da stagionare. Andando avanti abbiamo elaborato ricette, fatto prove, perché comunque nell'ambiente capra non c'è niente di scritto, di stabilito. Diciamo che la tradizione, quando parli di capra parli di caprino, quindi coagulazione lattica oppure formagella, ma diciamo noi volevamo creare dei formaggi di vacca e quant'altro, e abbiamo continuato a fare prove fino a quando non è uscito un prodotto buono. Ecco, adesso qual è il formaggio che producete di più o più richiesto, insomma, che vi chiedono? Ma non ce n'è uno in periodi. Adesso quest'estate vanno di più i freschi come acidificazione lattiche, robiole, caprini, e poi a mozzarella abbiamo un nuovo prodotto da pochi mesi che è la mozzarella di capra. Decorazioni e altri ristoranti che le stanno mettendo nelle lavorazioni, non fanno le lavorazioni un po' più complicate, un po' più complesse, rivalutando il prodotto. Parla di formaggio di capra, latte di capra, si pensa sempre a un sapore più intenso. Ognuno ha la propria identità, perché sono delle ricette diverse con fermenti diversi, però sono tutti delicati. Questo viene da una pulizia molto più puntigliosa, diciamo, in caseificio. E poi gli ambienti sono puliti, il caseificio è distante dalla stalla, non ci sono odori perché il latte assorbe gli odori. Stare insieme a tuo figlio, litigato ogni tanto? No. No, ci sono giorni dove ci sono magari delle lune un po' più storte, un po' più dritte, ma è normale. Quando lavoriamo, insomma, se abbiamo un po' di luna ce la teniamo e beh, direi che il contorno aiuta anche a rilassare. Sì, sì, esatto, insomma, diciamo che dura poco, ecco. Poi quando entriamo nel vivo del lavoro automaticamente ci si concentra e quindi vengo anch'io, quasi vengo anch'io al Malga Pof, vengo qui a farvi da aiutante. Certo. Serve. Tutti i giorni serve. Sì, allora direi che visto che abbiamo visto come vengono fatti i formaggi, viene prodotta e ce li assaggiamo anche. Prima c'è la pubblicità, tra poco.
Ritrovati amici di Punto Verde, io sto cercando un po' di acquisire dimestichezza con il mestiere. Abbiamo le mele, abbiamo le pesche, le prugne, le susine, c'è un po' di tutto. No scherzo, torniamo seri. So che c'è Nicolò che mi aspetta tra i filari perché dobbiamo appunto parlare. Ora siamo sempre con Nicolò, ci siamo però spostati perché adesso siamo nei filari in cui parliamo di frutta, giusto? Esatto. Allora, qui siamo davanti a degli alberi fantastici pieni di... Prugne California. Prugne California. Ah, ma come quelle della California, quelle che si mangiano essiccate. è la stessa qualità che tendenzialmente viene utilizzata per le marmellate, poiché è una prugna che si snocciola molto facilmente e di una qualità davvero molto dolce e buona. È fantastico. Adesso siamo nel periodo... Rimane i primi cestini e abbiamo già... fatto appunto una prima raccolta di quelle più pronte. Presto. Una scaletta che c'è lì, che è proprio molto anche caratteristica, perché si linee. Chi raccoglie? Tu o la zia? Ma un po' tutti e due, diciamo, dipende dagli impegni che abbiamo. Va bene, ascolta, qui invece da questo lato vedo, mi pare di capire, delle mele. Esatto, quelle sono le qualità. Rete sopra, posso immaginare a cosa può servire, però lo chiedo a te. Sì, serve per proteggere da attacchi diretti di insetti oppure di uccelli predatori che appunto rovinano la frutta. Ok, guardate come le vediamo là in alto. Esatto. E poi nel momento in cui inizia a crescere il frutto... Noi le scorrere lungo la pianta. La frutta. Certo. Okay. Sono molto ghiotto di frutta. Cioè, molto, l'ho assaggiata tutta. Molto ghiotto. E qual è quello preferito? Pesche, prugne? Io amo le pesche, principalmente quelle bianche. Perfetto. Le vediamo perché le avevamo riprese appunto quando eravamo stati qui per la puntata dell'asineria. Le sono, diciamo, a fine giugno. Ok, fine giugno, inizio luglio. Fantastico. Mi fa sempre venire l'acquolina in bocca queste cose. E adesso... me la fai fare una prugna, mi sa che una prugna la prendo, la raccolgo e la mangio. Ultima curiosità, ti sei dato quest'anno alle zucche di Halloween? Esatto, è un piccolo esperimento che ho provato a introdurre poiché vedo che attualmente, però siccome è una tradizione che a me piace rispettare, volevo provare ad ampliare questa cosa al territorio. Perché magari è di una qualità particolare, esatto, giusto? Sì, è una zucca americana, non è commestibile, però serve appunto solo per la festa. Ho iniziato a farne una piccola piantagione quest'anno, vedremo come andranno le vendite e poi magari poi la produzione. Perfetto, qualcuna ne è già raccolta perché le abbiamo viste. Bene, allora grazie a te e alla zia per questo fantastico viaggio, in bocca al lupo per il vostro futuro e complimenti grazie. Per l'attività che fate. Noi ci... della nostra puntata di Punto Verde qui alla Malga. Allora, qui abbiamo tutte le tipologie di formaggi che nella nostra azienda produciamo, incominciando da dei prodotti Frella, passando poi a queste due sono acidificazioni lattiche, Robiola e Caprino.
Ok, il caprino lo possiamo trovare anche nella versione stagionata, che fa... Ah, vedi, non lo sapevo. Denso, tondo, è un formaggio che è già matura, non ha la freschezza di una... ma va più verso uno stagionato, quindi comincia ad avere dei profumi importanti e dei sapori molto più tondi e dolci. Abbiamo il tomino di capra, che è buonissimo freddo e molto più goloso anche caldo. Bello sciolto, sì, col suo cuore che bello morbido all'interno. Abbiamo, questo è un cacio, diciamo che è una ricetta, è la ricetta del pecorino fatto con latte di capra, quindi sarà più sapore. E questo invece è lo stracapra, è il nostro stagionato di forma grossa da 7 kg in avanti fino all'anno. Abbiamo tipo taleggio, è un crosta lavata con acqua e sale, crosta fuori rossa e dentro di capra. Nel mezzo abbiamo l'erborinato, la nostra del nostro erborinato dolce, delicato, formaggio affinato. È un formaggio che abbiamo cominciato a fare quest'anno ed è un pasta dura, uno stagionato di 3 mesi affinato nel malto d'orzo affumicato, quindi avrete delle note tostate e anche dolci dell'orzo. E poi qui c'è la famosa mozzarella. La famosa mozzarella è un nostro... Abbiamo cominciato a farla da qualche mese, è una pasta filata. Alessandro, allora qui adesso c'è ovviamente tutto pronto per la nostra degustazione, che tra pochissimo, ragazzi, qui in te ovviamente. Magari ovviamente i formaggi sempre possono essere accompagnati da miele, da mostarda. Sì, assolutamente possono essere accompagnati. Però io vi consiglio, per la prima volta, visto che è la prima volta che assaggiate un formaggio che non conoscete, provatelo sempre, così da poter sentire il suo sapore e dopo da lì potete metterci degli abbinamenti. Allora Alessandro, ovviamente voi siete qua un po' sperduti tra virgolette in mezzo alle montagne, quindi è importante anche la distribuzione, esatto. 2 giorni a settimana facciamo le consegne sul lago di Garda e in provincia di Brescia. Poi per destinazione e-commerce, che si chiama Bibuono, che racchiude i prodotti della Valle Sabbia e aiuta noi agricoltori a poter distribuire i nostri prodotti anche più in là, anche in Sud Italia o in Europa. Della terra di Slow Food, la prima e la terza domenica del mese a Padernello e a Somma Campagna. Fantastico, quindi insomma in qualche modo vi troviamo. Sì. Allora, grazie ad Alessandro, ovviamente grazie a Tiziana e Carlo che oggi ci hanno ospitato. Una giornata davvero... La trasparente sugli alimenti entra nella nota di aggiornamento del DEF approvata dal governo con l'obiettivo di rafforzare l'etichettatura d'origine dei prodotti attraverso un lavoro costante in sede europea. Coldiretti, nell'esprimere apprezzamento per il rispetto dell'impegno assunto dal Premier Conte con il presidente di Coldiretti, ora deve tradursi nei decreti applicativi. Il componente della giunta di Confagricoltura Giovanna Parmigiani interviene in fase di consultazione pubblica e commenta: il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è un documento estremamente importante. I temi l'ore aggiunto in agricoltura, ma calano, seppur lievemente, sione del trend di crescita osserva relativo al secondo trimestre dell'anno. The heart is a blue. Oh, guardate che meraviglia, queste prugne sono ancora più rose. La nostra puntata è finita, io do la linea a Nicoletta per i saluti, ma prima cosa c'è di più buono della frutta appena colta? Ci vediamo. Qua le mie caprette che mi stanno salutando, perché hanno lavorato bene, hanno fatto il latte buono, vero? Tra pochissimo mangiatemi la maglietta, non mangiatemi la maglietta. Grazie per averci seguito, noi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Punto Verde, sempre con le nostre meravigliose avventure.